Cassa integrazione per i lavoratori dell'indotto di Gela fino al prossimo aprile. Nulla, almeno al momento, per i 78 operai che erano stati licenziati dalle imprese appaltatrici per mancanza di commesse di lavoro. Sarà la regione siciliana ad impegnarsi al fine di garantire lo stesso trattamento. È quanto emerso ieri al termine dell'incontro che si è svolto al Ministero del Lavoro tra il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, il sindaco di Gela, Domenico Messinese, ed i sottosegretari Simona Vicari, Sviluppo Economico, e Teresa Bellanova, Lavoro. Gli operai che protestano da una decina di giorni non ci stanno. Quanto deciso ieri sono stati definiti pannicelli caldi e la protesta continua. I presidi rimangono sulle strade di accesso alla città e dinanzi alla stazione di rilancio del gas libico che arriva in Sicilia attraverso il metanodotto sottomarino Green Stream. L'amministrazione comunale ha accolto di buon grado il sì del Ministero del Lavoro a concedere gli ammortizzatori sociali agli operai usciti dal circuito economico, ma ciò che conta maggiormente ora è rispettare il cronoprogramma indicato per le bonifiche del territorio, la realizzazione della Green Refinery, il progetto di un'hub strategica del Mediterraneo ed altre direttrici per lo sviluppo di Gela. C'è stato il Ministero del Territorio e Ambiente, il quale ha assicurato che entro il giorno 18 di febbraio verranno rilasciate le autorizzazioni per poter consentire di avviare i cantieri. Parliamo dell'ex ISAF, delle bonifiche sulla piana di Gela, parliamo della bonifica del pontile, della la bonifica della diga foranea, tutta una serie di attività che consentiranno a molte persone di scendere a lavorare. Inoltre dovrebbe essere rilasciata la variante all'AIA per consentire di iniziare i lavori anche della Green Raffinery. In modo comunque responsabile abbiamo chiesto di poter analizzare subito dopo questo incontro del 18 un tavolo di verifica del protocollo d'intesa, in modo tale di avere immediatamente prontezza dell'avvio dei cantieri da parte di ENI. I sostegni economici concessi avranno termine ad aprile, mese entro cui dovranno partire le autorizzazioni del governo ad ENI e dunque i cantieri di riconversione industriale, bonifiche incluse. Via libera anche alla deroga del 5% dei fondi nazionali a favore della regione siciliana per coprire eventuali ritardi con nuovi ammortizzatori sociali e tutelare chi ha perso la cassa integrazione negli ultimi mesi del 2015. A metà febbraio la conferenza dei servizi decisiva per il rilascio di tutti i progetti certificati positivamente e pochi giorni dopo nuovi incontri tra le parti per verificare gli adempimenti di ENI sui progetti valutati.